Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Questa sera apriamo con l'importante firma di questa mattina presso l'Università di Teramo, nella sala del Rettorato, del primo accordo in Abruzzo tra le pubbliche amministrazioni per i progetti del Masterplan, in particolare quelli relativi alla città di Teramo. Vediamo. Con la sigla dell'accordo, primo in Abruzzo tra le pubbliche amministrazioni, si avvia di fatto la collaborazione tra gli 8 enti per la successiva realizzazione dei progetti strategici previsti dal Masterplan. Questo è un accordo che rende certo il tempo di esecuzione degli interventi e la raccolta delle autorizzazioni, ma questo accordo è fondamentale poiché si determina nel riconoscimento reale di bisogni concreti, nella copertura finanziaria certa e in una volontà condivisa di fare tutto ciò che è contemplato. Noi parliamo di un accordo che mette in campo mobilità, mette in campo cultura e collocazione identitaria della città di Teramo e poi ricerca scientifica, sviluppo economico e poi anche un'ulteriore modernizzazione degli spazi destinati all'educazione e alla formazione. Nei fatti è un accordo davvero di sviluppo. Sono contento che si è potuto mettere in campo questa formidabile condivisione. Da questo momento, questo è il momento del dies a quo, per intravedere di qui a qualche tempo le tute degli operai sporcate di cemento, perché devono partire i cantieri. Tra i progetti per il territorio, il recupero dell'ex manicomio e la funivia di collegamento tra centro storico e università. Le prime fasi realizzative saranno la messa a punto di progetti esecutivi e di bandi per la realizzazione delle opere. Sono progetti particolarmente importanti, non solo per il significato che assumono per la città, per il territorio, ma anche per la complessità. Sono progetti che andranno a restaurare manufatti importanti, identitari per la storia della città, come l'ex manicomio, e quindi sono ristrutturazioni particolarmente impegnative perché sui mobili vincolati di elevato pregio architettonico artistico. Sono progetti di grande rilancio del polo di ricerca dell'agrobioveterinario insieme allo zoo profilattico. Nell'università si procederà a realizzare quel centro AgriBioServe che vuole l'ambizione, ma un'ambizione direi concreta e fondata, di diventare nel breve giro di qualche anno un centro di riferimento internazionale per questi settori nella ricerca scientifica. Il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi è arrivata nel tardo pomeriggio a Pescara per l'iniziativa Basta un sì per la promozione del referendum costituzionale. Boschi è giunta in un municipio scortata dalle forze dell'ordine e non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che la attendevano. Ha incontrato il sindaco Marco Alessandrini, il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso e le autorità locali prima dell'inizio dell'evento nella sala consiliare di Palazzo di Città, come vediamo nella foto. L'iniziativa si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime della strage di Nizza. La pubblica sicurezza è a rischio e gli amministratori delle province lanciano un appello al governo. Impossibile portare a termine i bilanci 2016 secondo i dettami della legge Delrio. Vediamo. Emergenza province. A Pescara si riuniscono i presidenti di Teramo, Pescara e Chieti per chiedere al governo una manovra capace di dotare di strumenti finanziari gli amministratori. La legge Delrio non ha funzionato ed oggi i tagli praticati si traducono in rischio per i cittadini che si trovano strade dissestate e istituti scolastici che versano in pessime condizioni. L'indignazione dei pubblici amministratori si traduce in vera e propria preoccupazione. Intanto lo sblocco, diciamo, dei fondi stanziati, per esempio i 20 milioni di euro che servivano e servono per sopperire ai costi che stiamo sostenendo dal 1 gennaio 2015 per il personale che sarebbe dovuto passare alle regioni, ancora non sono passate del tutto alle regioni, oppure c'è un fondo di 100 milioni di euro da valere, diciamo, sull'ANAS per quanto riguarda la viabilità. Se qualcuno si fa male su una strada, la responsabilità diretta è dei dirigenti. Ora, come fanno i dirigenti a curare
le strade ammalorate, a mettere in sicurezza se lo Stato non ci trasferisce quei fondi che sono fondamentali per poter ovviamente mitigare alcune situazioni che sono veramente compromesse. I tagli arrivati al governo sono insostenibili perché non ci permettono di garantire i servizi essenziali e i servizi minimi ai nostri cittadini, quindi oggi province che hanno difficoltà a chiudere i bilanci. L'appello ai parlamentari perché è una richiesta d'aiuto, le responsabilità ci sono ma non ci sono gli strumenti per poter garantire la sicurezza per le province. Siamo in una fase di riorganizzazione dell'assetto istituzionale del Paese, anche alla vigilia del referendum costituzionale. Vi assicuro però che c'è grande sensibilità, grande consapevolezza sia da parte del Governo che da parte del Parlamento di ogni colore politico di quanto questo strumento intermedio del potere popolare sia importante per la tutela dei territori. Sarebbe già stato individuato dai carabinieri della compagnia di Pescara l'uomo che nella serata di ieri, armato di pistola, ha rapinato un assessore del comune di Cepagatti in provincia di Pescara, Tiziano Santavenere. Il grave episodio si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 nel piccolo centro della provincia di Pescara, nei pressi del castello Marcantonio, dove l'amministratore locale è stato avvicinato da uno sconosciuto che, sotto la minaccia del revolver, lo ha costretto a salire in auto. Una volta dentro, il malvivente si è fatto prima consegnare 100 euro e poi ha costretto la vittima a guidare fino a Pescara, dove si è fatto lasciare in una via del quartiere Rancitelli. E ora parliamo di maltempo, una delle zone più colpite, uno dei comuni più colpiti è senza dubbio quello di Pineto, e l'amministrazione avanzerà una richiesta, quella dello stato di calamità, ingenti i danni. Sindaco Verrocchio, situazione di emergenza a Pineto per il maltempo, chiederete lo stato di calamità? Assolutamente sì, e chiederemo alle istituzioni di essere al nostro fianco. È successo qualcosa di inverosimile, nel giro di 3 o 4 ore abbiamo avuto la pioggia che normalmente viene giù in 4 mesi, stiamo sfiorando 200 mm d'acqua. Il tutto si è concentrato in particolar modo sul centro, quindi nelle zone della costa, alcune vie diciamo perpendicolari. Ovviamente adesso stiamo cercando di fare i miracoli perché abbiamo il paese pieno, quindi le strutture sono piene di turisti e abbiamo il dovere di fare il possibile. Ringraziamo tutti i volontari e gli operatori affinché nella giornata di domani, dopodomani, quantomeno si ripristini un po' di normalità. Certamente abbiamo bisogno di aiuto in questo momento, abbiamo bisogno delle istituzioni perché stiamo fronteggiando un'emergenza e utilizzeremo anche fondi che non abbiamo per dare una risposta al territorio, però noi speriamo davvero che ci sia un aiuto in tal senso. C'è già una stima dei danni subiti? Guarda, si sta facendo in queste ore, ma credo che abbiamo già sfiorato il 400.000 euro, però adesso non abbiamo una stima precisa, ma immaginiamo che da queste somme a salire. Danni soprattutto, come diceva, sulla costa. È andata un po' meglio invece nell'entroterra e nelle frazioni? È andata un po' meglio nelle frazioni perché si è concentrati sulla costa. Noi avevamo fatto già un lavoro nei giorni precedenti, ovviamente guardando al meteo che ti dà la possibilità di fare anche questo, per assicurarci che tutti i canali fossero liberi, e di fatto erano tutto liberi. Abbiamo avuto però una spiaggia aggressiva, diciamo un mare aggressivo che non ha consentito quel quantitativo enorme d'acqua di defluire da nessuna parte, per cui il paese è stato interamente allagato. Anche il centro non si è mai visto una cosa del genere, almeno negli ultimi 12-13 anni. E proprio sulla situazione delicata di Pineto è stato sollecitato il presidente della regione D'Alfonso a margine della firma del masterplan. Purtroppo questo è un problema che noi abbiamo in agenda circa il governo della regimentazione delle acque. Dobbiamo sapere che gli anni lontani, lunghi passati, vanno recuperati attraverso piani, progetti e risorse finanziarie. Noi a oggi per la regimentazione delle acque abbiamo assegnato qualcosa come 170 milioni di euro. Bisogna fare quello che si è saputo fare a Teramo città tra università, comune, provincia, regione e il contesto degli altri soggetti. Mettere insieme tutti quelli che devono dire di sì e poi fare le cose. Qui produrrà risultati, lì circa il governo della regimentazione delle acque dobbiamo invece impiantare questa nuova cultura.
Nuovi divieti per la balneazione a Pescara. A seguito del maltempo che ha interessato la nostra città, ha scritto in una nota il vice sindaco del Vecchio, e della comunicache ci giunge dall'ACA di avvenuti sversamenti dei propri impianti di acque reflue nel fiume Pescara e nel fosso Vallelunga, l'amministrazione comunale, come da procedura, ha attivato la comunicazione del divieto temporaneo di balneazione agli stabilimenti balneari attraverso i relativi cartelli. Tale divieto si estenderà per 48 ore, per le 48 ore successive alla fine delle operazioni di sversamento. I divieti di balneazione riguardano i punti classificati con acque scarse a nord dallo stabilimento Capannina fino ad Aibin, mentre per la riviera sud, per Fosso Vallelunga, si estende dal Circolo della Vela fino allo stabilimento La Zattera. E ora ci spostiamo a Ortona. Il centrodestra critica aspramente l'operato del governo D'Alfonso sul caso del dragaggio del porto, tra lungaggini e ricorsi al TAR, a rischio i 9 milioni di fondi FAS 2007-2013. Un rallentamento che potrebbe costare alle casse della Regione ben 9 milioni di euro. A lanciare l'allarme ancora una volta è il presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo, che sull'atteso dragaggio aveva più volte messo in guardia il governo regionale. Oggi la situazione si prospetta con un nuovo interrogativo che, attendendo i tempi burocratici del ricorso in atto, potrebbe far perdere i fondi FAS ottenuti dalla Giunta Chiodi. Gli sviluppi giudiziari, in buona sostanza, ulteriormente creato confusione per quanto riguarda poi l'effettivo svolgimento del dragaggio. In effetti siamo al punto che la sentenza di primo grado, che affidava, anche se per via indiretta, al secondo classificato, è stata impugnata in sede di appello e lì è stata concessa la sospensiva, per cui se va bene fino a settembre non si fa nulla. Al centro delle titubanze del centrodestra l'assenza di una vasca di colmata che raccolga i 60.000 metri cubi di sabbia inquinata. Secondo i dati a disposizione, la ditta che dovrebbe eseguire i lavori prevederebbe il deposito sulla banchina, e da qui l'interrogativo di chi poi dovrà sostenere i costi di smaltimento. Avremo un mucchio di 14 metri di altezza che senza poi sapere chi in effetti poi chi li dovrà smoltire, a spese di chi, insomma, è una confusione totale nel vero senso della parola. Qual è invece il suggerimento del centrodestra per la questione? Ma a questo punto io non penso che si possano dare suggerimenti, anche perché noi il suggerimento, quando i tempi erano ancora utili, avevamo detto fermatevi, cercate di capire, perché il problema sono sempre lo smaltimento di quelle sabbie inquinate. Il gruppo Baltour ha presentato questa mattina il nuovo orario generale delle linee nazionali ed internazionali dei brand di proprietà, orari aggiornati sul sito stesso della Baltour. Oltre 5.000 agenzie di viaggio su 11.500 presenti in Italia vendono Baltour, e con la convenzione Sisal Baltour offre ai suoi clienti 40.000 punti vendita in bar e tabacchi in Italia. Presentiamo alla città e all'Abruzzo questa nostra realtà societaria. Abbiamo un incremento notevole di forza lavoro, tanto per iniziare, abbiamo un incremento di passeggeri, che è la nostra forza che ci consente appunto di fare questo. Quindi stiamo sviluppando notevolmente la rete sia nazionale che internazionale. Come è cambiata la sinergia tra appunto istituzioni regionali e la Baltour, che comunque è una società privata, negli anni? Beh, un rapporto di grande collaborazione. Noi veniamo da una cultura del rapporto con la pubblica amministrazione in generale, qualunque sia, perché siamo concessionari di servizi pubblici, quindi è nel nostro DNA avere la collaborazione proprio fattiva con la pubblica amministrazione. Sul trasporto regionale in questi ultimi giorni c'è stata qualche polemica e qualche dissapore? No, nessuna polemica c'è stata, ci sono stati dei punti di vista che sono stati espressi. Sono stati chiariti? Sì, assolutamente. L'assemblea dei soci della Ruzzo Reti questa mattina ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione della società, confermato presidente per il prossimo triennio Antonio Forlini. Entrano nel CDA come nuovi membri Alessia Cognitti e Alfredo Grotta. Ringrazio i sindaci per aver risposto di nuovo con fiducia nei confronti del sottoscritto, ha dichiarato il presidente Forlini, e soprattutto per aver creduto nel progetto che nei prossimi anni
se tutti ci impegneremo in ugual modo e nella stessa direzione, porterà a termine l'opera di risanamento e contemporaneamente rilancerà la società dandole nuova linfa e rinnovate energie. L'Assemblea ha anche approvato a maggioranza il bilancio proposto dallo stesso Presidente Forlini. E restiamo a Teramo, si torna a parlare del progetto di housing sociale di Via Longo. Questa volta il segretario del SICET chiede un incontro con il prefetto, il sindaco Brucchi risponde, non c'è alcuna speculazione. Antonio Di Berardo, segretario provinciale del SICET, torna a denunciare il problema dell'emergenza abitativa di tante famiglie teramane, stigmatizzando gli appalti dei costruttori e delle banche sul progetto di housing sociale di Via Longo, dove la politica, a giudizio dell'esponente del sindacato degli inquilini, avrebbe dimenticato i cittadini. È stato bloccato tutte le assegnazioni di alloggi in emergenza, quindi il sindaco, sapendo che ha l'obbligo, il dovere, almeno per l'emergenza abitativa, che il 30% degli alloggi disponibili devono essere a riserva per l'emergenza abitativa, appunto. E quindi ormai sono dal 2012, marzo 2012, che è bloccato tutto. E noi adesso oggi siamo qui perché c'è una forte vulnerabilità di persone che a giorni, da qui a qualche giorno, chi da un mese dovranno rilasciare l'alloggio. Io voglio dire questo al sindaco. Ha capito di che cosa stiamo parlando? Se lui pensa ancora, parla di Via Longo, secondo me noi andremo avanti anche con delle forti proteste, più forti di quello che stiamo facendo dopo, andando anche in Regione Abruzzo. Ho fatto una lettera al prefetto, auguriamoci che il prefetto accolga questa nostra richiesta e diremo quello che veramente sta succedendo. Abbiamo attivato un piano di mobilità che tutela gli abitanti di Via Longo, stiamo parlando di case non agibili. Questo è il discorso, ma questo al sindacato probabilmente non interessa. È una polemica sterile, è strumentale, strumentalizzata a danno dei cittadini purtroppo, e questo non va bene. Io sono pronto a fare qualsiasi confronto, anche col prefetto. Quello è un progetto di soldi pubblici, non c'è nessuna speculazione edilizia. Quasi 18 milioni di euro di soldi pubblici, di cassa, depositi e prestiti che arrivano a Teramo per riqualificare un quartiere degradato. Il progetto è nelle sue fasi conclusive di tipo amministrativo e presto partirà invece con le fasi, come dire, quelle delle ruspe. Abbiamo liberato già il 50% delle palazzine, stiamo avviando a liberare la terza palazzina e quindi poi la quarta, in modo che poi possiamo consegnare il pacchetto a chi poi dovrà fare i lavori. Nei giorni scorsi esponenti dell'amministrazione comunale di Penne hanno incontrato il ministro Lorenzin per parlare della salvaguardia dell'ospedale San Massimo. L'ospedale di Penne continua a far parlare di sé. Da poche ore c'è stato un incontro di una delegazione dell'amministrazione comunale di Penne con il ministro Lorenzin per discutere delle novità. Noi riteniamo e vogliamo e battiamo i pugni sui tavoli della politica perché vogliamo che il presidio ospedaliero di Penne rimanga tale, perché in una provincia, come dice la stessa legge, non può esserci un solo ospedale. Ci vogliono minimo due ospedali e riteniamo che quello di Penne sia il numero due come ospedale dopo Pescara. Abbiamo, con il testo della legge alla mano, espresso il desiderio che venisse effettivamente applicata la legge così come è scritta. La nostra zona deve per forza di cose essere servita da un ospedale degno di questo nome, non da una specie di poliambulatorio come si vorrebbe ridurre il nostro ospedale San Massimo. Il ministro Lorenzin ha ascoltato le nostre richieste. Ovviamente io non so come finirà questa cosa, però posso dire che l'impegno noi l'abbiamo messo e adesso aspettiamo fiduciosi che magari la cosa si possa risolvere favorevolmente. Coinvolgere tutti gli amministratori dei comuni che fanno parte dell'area Vestina, proprio per dire, così come ho fatto poco fa, che questo ospedale deve servire per curare i cittadini di un'intera area, i cittadini che abitano in zone dalle quali è difficile. È difficile raggiungere Pescara in un lasso di tempo particolarmente breve. Sono stati consegnati in Camera di Commercio a Pescara gli attestati di partecipazione ad un corso di formazione per aspiranti imprenditori, un corso che si è chiuso a fine giugno.
Hanno seguito un percorso formativo promosso dalla Camera di Commercio di Pescara, che si è concluso lo scorso 30 giugno, ed oggi, sempre presso l'ente camerale, hanno ricevuto gli attestati aspiranti imprenditori, persone che hanno voglia di intraprendere un'attività d'impresa e affermarsi e che hanno trovato un utile strumento in questa iniziativa, rientrante in un progetto del Fondo Perequativo di Union Camera Nazionale per agevolare le start-up. Abbiamo messo in piedi questo modulo, questi 7 moduli di formazione per chi volesse provare a fare impresa. L'obiettivo era di portarne alla fine 4 a operare già direttamente. Stamattina ne premeremo 4 che hanno di fatto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, però in itinere nei prossimi mesi ci saranno altre aziende che partiranno. Il nostro dovere è quello di erogare servizi, di erogare conoscenza. Ecco, attraverso questi corsi di formazione noi stiamo cercando di dire ai giovani italiani: venite, noi vi diamo una mano, vi facciamo capire qual è l'impostazione che bisogna avere per cominciare a fare imprese in questo paese. È stata un'esperienza molto positiva, perché io lavorando a scuola e quindi avendo chiesto un part time ora al 50% proprio per realizzare questo mio sogno, ho avuto modo di rendermi conto proprio dal di dentro che cosa significherà poter essere imprenditrice. Io non parto fra i primi 4, però ho intenzione di portare la mia idea avanti nei prossimi mesi. Il mio progetto riguarda il carpooling, praticamente un progetto di condivisione dell'auto. L'idea mi è venuta nel momento in cui a Pescara c'è stato il blocco del traffico, tutto quello. Questa è un'idea già adottata in molti comuni negli anni precedenti, poi non so perché bloccata. Io credo che sia una cosa molto positiva, perché va a risolvere numerose questioni. Abruzzo e Iran hanno dei punti in comune più di quello che si possa immaginare. Si aprirà domani e fino al 27 agosto all'Aurum di Pescara la mostra Popoli e Terre della Lana. Si aprirà domani all'Aurum di Pescara la mostra Popoli delle Terre della Lana, che resterà aperta fino al 27 agosto. Circa 50 pannelli saranno esposti e raffiguranti momenti di vita delle tribù nomadi iraniane. In esposizione anche tende e attrezzature per l'allevamento degli animali. Nel corso dell'evento esperti italiani e iraniani illustreranno anche il catalogo di 300 pagine della mostra. Un grandissimo evento di rilevanza internazionale portato a Pescara in Abruzzo e che sicuramente sarà, diciamo, il trampolino di lancio e la vetrina per l'Abruzzo in questo contesto internazionale. Quello che noi rappresenteremo praticamente è quello che è stata la transumanza e che rappresenta tutt'oggi la Transumanza Italia, e quello che attualmente è la transumanza e la pastorizia itinerante in Iran. Tribù che vivono costantemente, quotidianamente dell'attività pastorale, quindi la mattina escono al sole al pascolo, fanno pascolare, la sera rientrano e al calar del sole c'è la mungitura, dopodiché c'è il rito del tè e poi c'è la cena, stare attorno al fuoco, tutte cose che noi racconteremo in questa mostra che è entusiasmante. Che ha costruito negli anni una grande tradizione di qualità nella produzione della lana, questi due percorsi a distanza di tantissimi chilometri hanno un'esperienza comune e hanno una potenzialità comune, per cui mettiamo in questa mostra a confronto insieme queste due bellissime esperienze. Abbiamo semplificato questo titolo parlando di Popoli e Terre della Lana, ma si potrebbe dire anche del latte, del formaggio, di una serie di altre cose importantissime che sono collegate, ecco, all'allevamento, che quindi da questo punto di vista, come origine storica, anzi preistorica, ha delle radici comuni in tutto il mondo e in particolare in quest'area in senso lato mediterranea. Quindi da questo punto di vista c'è stata una partenza, una base di partenza uguale, unica, diciamo, tra l'Italia e l'Iran. Una gara di calcio all'insegna della solidarietà per favorire l'integrazione. Domani sera in campo all'antistadio si affronteranno le squadre del Senegal e della CGL di Pescara. Un incontro amichevole per dare un calcio all'indifferenza, il caso di dire, è scritto anche nella locandina. Sì, è un calcio all'indifferenza e per lavorare insieme contro il razzismo, perché noi pensiamo che si debba costruire un clima diverso nel nostro paese e nella nostra città, perché solo se operiamo insieme in vista di una vera integrazione, di rapporti davvero seri e duraturi, si possa pensare a un futuro importante. E questa partita ha lo scopo anche
anche di dimostrare che la solidarietà si può praticare. Infatti il contributo verrà poi devoluto alla comunità senegalese e ai lavoratori che hanno perso il lavoro in questi mesi, e quindi noi vogliamo con questo testimoniare che si può fare qualcosa di concreto anche nella nostra città. Vogliamo lanciare un segnale forte alla politica perché prenda anche decisioni che siano importanti per il futuro di tutti. Pescara è una città accogliente? Sì, perché dopo 25 anni a Pescara, io a Pescara mi trovo a casa mia, quindi questa iniziativa è venuta al tempo suo, perché a Pescara è sempre stata una città accogliente, ha sempre accolto, quindi fare una partita di calcio del genere vuol dire che aumentare e amplificare veramente l'integrazione di tutti gli stranieri, quindi invitiamo tutti a venire a partecipare. La vostra amministrazione sin dall'inizio ha puntato sull'integrazione? Ma direi che oggi come oggi è impensabile pensare di non creare le condizioni perché ci possa essere integrazione. Non è un percorso facile, è un percorso complicato, lo stiamo vedendo anche nella nostra città, che è un percorso complicato. Noi come amministrazione cerchiamo in qualche maniera di utilizzare tutti gli strumenti possibili perché vi sia questa integrazione. E ora apriamo la pagina sportiva con il Pescara che prosegue il ritiro di Palena. Sul fronte mercato si avvicina il difensore slovacco della Roma, Gjomber. Intanto sono stati comunicati i prezzi dei biglietti per le prime 4 amichevoli. Si avvicina il matrimonio tra il Pescara e Gjomber. Il difensore slovacco liberato dalla Roma ha detto infatti sì alla formazione biancazzurra. Se non sorgeranno intoppi dell'ultima ora, l'ex catanese diventerà la prossima settimana ufficialmente un giocatore del Pescara. Il 24enne centrale rappresenta una prima scelta per il tecnico Massimo Oddo, che così andrebbe praticamente a completare il reparto difensivo. Si allontana invece il trequartista del Legia Varsavia, Duda. Il club polacco chiede 4 milioni che il Pescara non è disposto a sborsare. Sul giocatore nelle ultime ore si è inserito anche l'Hertha Berlino, per cui il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani potrebbe decidere di virare su altri obiettivi, a meno di un aiuto da parte di Roma o Napoli per la conclusione positiva dell'affare. Sul fronte attacco ci sarà invece da attendere, probabilmente fino a Ferragosto. La società adriatica vuole ponderare bene la scelta. Da alcune ore circola anche il nome dell'indimenticato Ciro Immobile, al momento però più che altro una suggestione considerata. Considerando l'interesse di altre formazioni per il biondo attaccante, oltre che l'ingaggio proibitivo. Matri ed Osvaldo restano ipotesi percorribili, ma solo se i due calciatori abbasseranno le pretese economiche. Intanto sono in partenza gli attaccanti Forte e Cocco. Il primo andrà al Teramo, il secondo a Frosinone, dove ritroverà il suo ex allenatore di Vicenza, Pasquale Marino. Anche Di Massimo potrebbe essere ceduto in prestito. Fissati intanto i prezzi dei biglietti per le prime amichevoli stagionali del Pescara. Per le gare con Palena e Pineto si pagherà 5 euro, per le sfide con Teramo e Frosinone 8. E per la Lega Pro il neo attaccante Antonio Croce si dice contento di essere approdato a Teramo. Il paragone con i grandi attaccanti del passato, più o meno recente, biancorosso, dice il giocatore, è uno stimolo a fare bene e a lasciare il segno nel prossimo campionato. Antonio Croce, bentornato in Abruzzo, verrebbe da dire, perché insomma ci ricordiamo le tue esperienze sui campi abruzzesi, questa volta con la maglia del Teramo. Sei pronto? Sì, sì, innanzitutto grazie per il bentornato. Sì, Teramo, diciamo, come tutto l'Abruzzo, la sento un po' come, ripeto, come la seconda casa, perché comunque qui ho passato dei momenti, un paio d'anni, quindi sono stato benissimo, quindi oltretutto conosco pure l'ambiente di Teramo, quello che pensano le persone, la gente, e quindi mi rimetto in discussione con grande umiltà, grande sacrificio in una piazza importante. Su di te ha scommesso moltissimo il direttore sportivo Fabio Lupo, con cui hai lavorato l'anno scorso a Monopoli, centrando una salvezza al play-out sul Fildinana, ma centrandola. Sì, il direttore mi ha voluto moltissimo, cioè, quindi io
Vorrei anche ripagare la fiducia che mi ha dato portandomi in una piazza importante come Teramo e vorrei ripetere almeno quello che ho fatto l'anno scorso, quindi cercherò di mettere il massimo dell'impegno, di sudare la maglia e magari centrare anche qualche obiettivo a livello di squadra e non solo personale. Anche perché negli ultimi, soprattutto nelle ultime due stagioni, chi arriva a Teramo e di ruolo fa l'attaccante purtroppo ha l'ingrato compito di misurarsi con due che non ci sono più, ma che rimangono negli occhi di tutti, è una cosa pesante. Sì, è, per me invece è una cosa, è uno stimolo in più, perché comunque sapendo la storia del Teramo, i giocatori che sono passati, vorrei almeno lasciare un segno come l'hanno lasciato loro, quindi entrare tra virgolette nella storia di questa società. Era questo l'ultimo servizio del TG6, la prossima edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.